Bentrovati con Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. Presso la Galleria dell'Accademia di Firenze, fino al 18 marzo 2018, è in programma la mostra Tessuto e ricchezza a Firenze nel 300, lana, seta, pittura. L'esposizione, ideata e curata dalla direttrice Cécile Holberg, si concentra sull'importanza dell'arte tessile a Firenze nel 300, dal punto di vista economico, nel campo della produzione artistica e nei costumi della società del tempo. Un'occasione per i visitatori dell'Accademia di Firenze di immergersi tra stoffe, tessuti preziosi e fastose pale dorate che testimoniano la grande tradizione artigianale e artistica di Firenze. Opere e manufatti che costituiscono le radici più profonde della moda che ancora oggi ha in Firenze uno dei centri di maggiore creatività al mondo. È proprio nel 300 che inizia a svilupparsi un nuovo fenomeno legato al lusso, la moda. La qualità della lana ed in seguito della seta dei prodotti fiorentini raggiunse, nonostante i costi molto alti delle materie prime e dei coloranti, un livello di eccellenza tale da imporsi in Europa, a dispetto delle guerre, delle frequenti epidemie, nonché delle crisi finanziarie e dei conflitti sociali. Lussuose stoffe erano richieste ovunque, dal Medio Oriente all'Asia, dalla Spagna alla corte del Sacro Romano Impero, dalla Sicilia fino al Mar Baltico. Si trattava insomma di un fenomeno di straordinaria diffusione geografica e di prestigio senza eguali, nonché di un'enorme fonte di ricchezza, intrecci, disegni di raffinata qualità e lignaggio. La lavorazione dei tessuti diviene ben presto la base dell'enorme ricchezza della città che consentiva investimenti di importanza cruciale non solo nello stesso settore, ma anche nei beni di lusso e nel campo dell'architettura e della produzione artistica. Le grandi corporazioni del settore, della lana e della seta, l'arte di Kalimala e di Por Santa Maria, oltre ad essere strutture portanti dell'economia, divengono autentici detentori del potere politico e allo stesso tempo straordinari committenti d'arte. L'arte della seta era una delle sette arti maggiori delle corporazioni di arti e mestieri di Firenze. I setaioli fiorentini, riunitisi in una propria corporazione già dal 1248, si associarono all'arte di Por Santa Maria nel corso del 300 e grazie al grande sviluppo della produzione e del commercio di questi tessuti si imposero sul mercato fiorentino, dando il nome all'Associazione di Arte della Seta. Gli artigiani e i pittori, in particolare, trovarono ampia ispirazione dalle stoffe e dalla moda del tempo, tanto da trasferire le lussuose trame dei tessuti nelle tavole e negli affreschi custoditi in città, così come è possibile riscontrare nelle opere tessute e dipinte visibili nell'esposizione.
Direttrice, è una mostra che presenta l'arte tessile del 300 a Firenze, l'arte tessile con delle opere che provengono da tutto il mondo. Sì, assolutamente, vengono da tutto il mondo per illustrare però proprio questo 300, questo secolo stupendo che proprio a Firenze ha dato una ricchezza tramite il tessuto, una ricchezza che poi ritroviamo anche più tardi, molto più tardi nelle pitture, perché all'inizio c'è il tessuto con dei materiali costosissimi, lavorazioni lunghissime, quindi prezzi altissimi, e questi tessuti hanno un talmente impatto su tutti i personaggi che vengono riportati poi anche nella pittura, ed è questo importante, vedere proprio la relazione tra il tessuto, che è come un'opera d'arte, si vede nella mostra, sono delle opere d'arte che poi vengono riportate dai pittori nelle loro tavole, e loro si impegnano proprio a imitare il meglio possibile il tessuto, anche proprio ricopiando e dando la sensazione di ridare la materialità. Nel 300 nasce anche in Europa praticamente la moda che poi passo dopo passo prende proprio, cioè questa è una apripista, il 300 è proprio una apripista in tutti i livelli, sia sulla moda che prima sul tessuto, poi sulla moda, che comincia a cambiare in maniera molto veloce, a diffondersi con velocità incredibili, cioè troviamo le stesse mode al sud, al nord, all'est, all'ovest, dalla corte imperiale del Sacro Romano Impero a Praga, fino in Groenlandia o sul Mar Baltico, oppure in Spagna e in Francia. Sono dei fenomeni ormai europei che corrono proprio. Il percorso espositivo della mostra è cronologico e approfondisce lo sviluppo e la provenienza dei manufatti. La prima sezione illustra le cosiddette geometrie mediterranee che rimandano al mondo musulmano. Segue il lusso dall'Asia mongola con i piccoli motivi vegetali e animali. Seguono le creature alate degli ornamenti tessili di influenza cinese, mentre le invenzioni pittoriche della sezione seguente evocano con fantasia i disegni delle sete pregiate lavorate da tessitori altamente qualificati. La sezione dedicata al lusso proibito prende spunto dal registro che dal 1343 al 1345 annovera le vesti proibite elencate nella cosiddetta prammatica delle vesti. Chiudono l'esposizione i velluti di seta che anticipano gli sviluppi della moda nel secolo successivo. Tra le opere più rappresentative presenti c'è un grazioso vestitino in lana prestato dal National Museum di Copenaghen, confezionato sulla metà del XIV secolo per una bimba e recuperato dagli archeologi in Groenlandia. Il battesimo di Cristo di Giovanni Baronzio, proveniente dalla National Gallery di Washington, un frammento di tessuto con fenici e foglie di vite proveniente dal Museo del Tessuto di Prato, e poi ancora un corpetto di seta e oro proveniente dal Museo di Lyon, che la tradizione vuole fosse stato indossato da Charles de Châtillon, conte di Blois, quando fu ucciso durante la Guerra dei Cento Anni. Tra i dipinti più importanti in mostra abbiamo l'Incoronazione della Vergine e Quattro Angeli di Gherardo di Jacopo, detto Starnina, proveniente dalla Galleria Nazionale di Parma. E ancora il grande crocifisso del tardo 200 appartenente alla Galleria dell'Accademia, restaurato per l'occasione, che testimonia con il raffinato motivo decorato del tabellone centrale la ricchezza delle stoffe islamiche più antiche, riscontrabili in alcuni tessuti presenti in Spagna alla metà del 300. Chiude il percorso espositivo il sontuoso piviale del Museo Nazionale del Bargello, che documenta la sfarzosità raggiunta da Firenze nel corso del 400 nel campo della seta e dei velluti. L'esposizione sui tessuti riprodotti nella pittura del 300 è sicuramente una sfida molto complessa, data la difficoltà nel reperire le stoffe originali dell'epoca, ma è allo stesso tempo uno dei periodi più affascinanti da illustrare.
Nel corso del XIV secolo, soprattutto dopo la peste nera del 1348, nasce quella che oggi è la moda, ricca di sfarzo, lusso e voglia di vita che si diffonde con enorme rapidità in tutta Europa. Il Museo del Tessuto collabora alla mostra Tessuto e ricchezza a Firenze nel 300, lana, seta e pittura, esposizione della Galleria dell'Accademia di Firenze, mettendo a sua disposizione le sue competenze specifiche nel settore dei tessuti. Il Museo del Tessuto di Prato è una delle istituzioni culturali più importanti in Italia per lo studio, la conservazione e la valorizzazione del tessuto e della moda antichi e contemporanei. Nasce nel 1975 all'interno dell'Istituto Tecnico Industriale Tessile Tullio Buzzi come istituzione culturale di recupero della memoria produttiva locale e di supporto alla formazione nel settore della progettazione tessile. La collezione raccoglie migliaia di tessuti provenienti dall'Italia, dall'Europa e dagli altri continenti. Il Fondo di Tessuti Italiani Rinascimentali è tra i più importanti del mondo e la collezione dei tessuti contemporanei può essere considerata un unicum in Europa. Arrivederci alla prossima puntata di Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete.